Masaru Emoto era un ricercatore giapponese famoso per le sue teorie sulle proprietà spirituali dell'acqua. Nella sua ricerca, Emoto affermava che l'acqua reagiva alle diverse energie e influenze a cui era esposta, producendo diversi tipi di cristalli di ghiaccio. Sosteneva che le parole, le emozioni e le intenzioni potevano influenzare direttamente la struttura molecolare dell'acqua. Emoto ha condotto una serie di esperimenti in cui espose l'acqua a parole come amore o grazie versus parole come odio o disgusto. Secondo la sua teoria, l'acqua esposta a parole positive formava cristalli di ghiaccio armoniosi e belli, mentre l'acqua esposta a parole negative formava cristalli di ghiaccio distorti e brutti. Tuttavia, le teorie di Emoto sono state oggetto di critiche e contestazioni scientifiche. Molti scienziati ritengono che le sue affermazioni siano basate su pseudoscienza e manchino di prove empiriche solide. Nonostante ciò, le sue idee hanno guadagnato popolarità grazie ai suoi libri e conferenze, in particolare tra coloro che credono nella forza delle energie e dell'intenzionalità. In ultima analisi, la ricerca di Masaru Emoto ha suscitato dibattiti nel campo scientifico e ha portato molti a interrogarsi sulle possibili influenze dell'intenzione umana sull'acqua. Tuttavia, le sue affermazioni non sono state generalmente accettate dalla comunità scientifica a causa della mancanza di evidenze empiriche e di una solida metodologia di ricerca.